A Pescara, Bar Pasticceria Roberto, attività storica da oltre 40 anni. E il segreto è il nostro laboratorio dove produciamo tutto in casa, a partire dalle rinomate pizzette, alle quali non esiste chi resiste. L'ampia gamma di pasticcini e le meravigliose torte tradizionali e moderne. Un locale rinnovato e a passo con i tempi. Catering e forniture sia da asporto che consegnate comodamente a domicilio. Ti aspettiamo dalla colazione all'aperitivo tutti i giorni. Bar Pasticceria Roberto, a Pescara, in Viale della Pineta 9. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Raccontami di te. Io sono davvero onorata di avere qui al mio fianco il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara, nonché componente della task force della regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria. Buonasera professor Parruti. Buonasera e grazie di questo invito che è molto gradito sinceramente. Grazie a lei perché so che non è facile tra i suoi milioni di impegni. Io prima di partire con il coronavirus e con il suo lavoro le vorrei chiedere cosa significa fare il medico per lei, come si è avvicinato alla medicina e questa passione le è stata tramandata da qualcuno? Allora, una domanda molto bella perché mi dà modo di ripensare a una sera di mezza primavera del mio secondo liceo, quando ero molto incerto sul da farsi, perché mi piaceva molto la filosofia, che però sembrava qualcosa che avrebbe potuto dare difficilmente da mangiare, e mi sarebbe piaciuto poi in realtà molto fare qualcosa di biologico, mi ero affascinato dalle scienze biologiche. E quella sera mi venne chiaro che forse la medicina poteva essere qualcosa che mi avrebbe stimolato a riflettere, a ragionare, a cambiare, a osservare, ma nello stesso tempo a riflettere su una cosa irripetibile che è la persona umana. Quindi filosofia e biologia mi venne chiaro che si sposavano in quella cosa. Poi c'è stata un'altra cosa che mi ha molto influenzato al riguardo, cioè il desiderio che a un certo punto nel lavoro che avessi fatto, diciamo così, l'impegno professionale e la vita personale potessero in qualche modo quasi coincidere, cioè che tra vocazione personale e lavoro non ci fosse una distanza, perché insomma io ho sempre avuto dalla mia famiglia questo senso di responsabilità, di e anche dalla fede cristiana, questo desiderio di non perdere il tempo e che le due cose coincidessero, cioè che la felicità, che la soddisfazione di ogni giornata potesse innanzitutto derivare da un buon andamento, da una buona un buon modo di vivere il proprio lavoro, era una cosa che mi affascinava. Queste due cose mi hanno decisamente spinto a fare il medico pur senza precedenti familiari. Ma se tornasse indietro, professor Parruti, lo rifarebbe? Assolutamente sì, dal primo giorno fino all'ultimo. Bella, questa risposta è molto bella. Diciamo così, ormai è il terzo anno da quando è iniziato questo maledetto, definiamolo così, coronavirus. Com'è cambiata la sua vita in questi anni lavorativa e soprattutto com'è la situazione attuale oggi?
Allora, partiamo dalla prima. È cambiata in una maniera che leggo soprattutto in positivo. Allora, è cambiata perché era quasi impossibile che ce la potessimo fare, per molti versi, e invece ho avuto la coscienza, e mi riattacco alla domanda precedente, che qualcun altro ci aiutava a portare avanti un gioco più grande di noi e che aveva a che fare con quel desiderio che nella mia professione e nella mia vita potessero coincidere. Cioè, c'è un detto africano che è molto diffuso in Angola, che ripetono quasi sempre dinanzi alle difficoltà della vita, e gli africani di là dicono che per fare un figlio occorre un villaggio. Cioè non basta soltanto la famiglia in senso stretto, ci vuole tutto quel contesto che può aiutare. Bene, fin dal primo periodo ci siamo resi conto innanzitutto che era una cosa più grande di noi e quindi bisognava essere tutti insieme. Quindi c'è stata una riscoperta di pluridisciplinarietà e di interazione tra professionisti che rimane ad oggi e che è una cosa bellissima, perché il paziente complesso di oggi, quella persona fisica unica e irripetibile che dicevo prima, metodologicamente chiede due cose: chiede presa in carico, cioè che quando c'è un problema lo si segua dalla A verso la Z, magari, però insomma lo si segua, e l'altra cosa è che non si arriva da soli, cioè che a un certo punto ci siano dei punti di snodo nel percorso del paziente per cui ci sia una pluridisciplinarità di inquadramento e di gestione. Questo è stato il primo fatto che abbiamo riscoperto, innanzitutto con gli anestesisti rianimatori, facilitato dalla presenza di mia moglie in quella squadra, ma poi sicuramente con gli pneumologi, con i geriatri, è nata veramente un legame enorme, con i medici interni del nostro ospedale, con tutti quelli che hanno contribuito dal laboratorio alla direzione. Ecco, c'è stato un forte riavvicinamento tra diciamo, gli organi direttivi e noi operativi durante il Covid. C'è stato un riconoscimento che occorressero delle squadre più consistenti, cioè che non bastavano i pochi che eravamo rimasti dopo i tagli lineari del periodo del commissariamento, quindi c'è stato un riallargamento dei ranghi. C'è stata una bellissima relazione con i giovani che si sono affezionati tantissimo, con cui oggi siamo oltre che una squadra anche una famiglia. Quindi c'è stato tanto, cioè c'è stato il profilarsi di una nuova stagione di possibile buona sanità. E veniamo alla seconda parte della sua domanda. Oggi che comincia a esserci per il Covid un po' più di tranquillità, cominciamo a guardare con molto interesse alle sfide globali, di cui se vuole tra un Certo. attimo possiamo parlare. Quindi non solo Covid, come riorganizzare tutta l'area medica e, perché no, in qualche modo tutto il nostro contesto assistenziale dall'ospedale fino al territorio, perché questa gestione di presa in carico e di adeguata costruzione di una sanità intorno alla persona parta dal territorio, passi per l'ospedale fino ai livelli più alti di intensità di cura che in alcuni momenti e in alcune fasi della vita di una persona sono necessarie per poi ritornare al territorio il più rapidamente possibile. Questo è lo scenario su cui oggi stiamo lavorando attivamente. Oggi, professor Parruti, appena i cittadini sentono che ci sono contagi, c'è un rialzo dell'infezione, subito si va in un clima depressogeno. Ma secondo lei possiamo affermare che con il Covid bisogna conviverci, che oggi fa parte della nostra vita quotidiana? Assolutamente sì. Questa domanda è di una correttezza di impostazione unica, nel senso che innanzitutto per molti versi ci siamo già adattati. La nostra popolazione abruzzese in particolare ha avuto un'esposizione diretta al Covid, secondo me, in 4 quinti della popolazione o qualcosa che è stata 3 quarti e 4 quinti, quindi un'enormità. Il 92% della popolazione ha fatto 3 dosi di vaccino. Quindi noi siamo decisamente in condizioni facilitate per una organizzazione di convivenza. Che cosa può significare un'organizzazione di convivenza? Una cosa
e mantenere la buona prassi vaccinale in essere. Perché? Perché oramai c'è una letteratura enorme sulla memoria evanescente delle difese nei confronti dei virus a RNA, che quindi tra un'infezione e l'altra non lasciano traccia nel nostro organismo e quindi riducono la loro capacità di mantenere in essere. No? Quando noi prendiamo la varicella, il virus della varicella, dopo averci dato le vescicole famose, quel momento di febbre e malessere, in realtà rimane sempre dentro di noi. Quindi ci vogliono 40 anni perché non si possa dimostrare arrivare a uno zoster, cioè perché le difese non si siano sufficientemente abbassate da poterci dare una nuova patologia da questo virus convivente. Influenza, SARS-CoV-2, dengue, tutti i virus a RNA non hanno questa connotazione, la memoria è evanescente. Quindi, uno, non scordiamoci che dovremo continuare a fare richiami annuali di vaccino se vogliamo mantenere quello che sofferentemente abbiamo raggiunto infettandoci e vaccinandoci fino adesso. In secondo luogo, SARS-CoV-2 non sarà mai un'infezione banale. È più seria dell'infezione da clamidia, è più seria di molte altre infezioni virali e non, per l'impatto globale sul nostro sistema immunitario, sul sistema nervoso centrale e sul nostro sistema vascolare. Ancora stamattina, nell'ambulatorio che ho fatto, due pazienti con tre dosi vaccinali fanno il Covid, dopo due mesi non riescono a uscire dal canale della sofferenza, della allergizzazione, della fatica e della incapacità di riprendere la propria vita ordinaria, come se avessero avuto una forma grave, diciamo, se non peggio che. Quindi non sarà mai una malattia banale. Quindi tendenzialmente dobbiamo cercare di prendercela il meno possibile e quindi quando si sta in uno spazio aperto, quando si sta in un momento come quello che stiamo vivendo noi qui, tutto a posto, possiamo scordarcene, ma quando si sta in un pullman sovraffollato, cui protesta, a chi giova che uno non si metta la mascherina? Me lo dovete ancora spiegare, cioè un ricorso intelligente al lavaggio delle mani, ai mezzi di protezione aerea, andrà fatto per tutte le età che vogliano evitare di avere conseguenze da questo nuovo patogeno nel lungo periodo. E poi la terza cosa, è la cosa più importante, la cosa che mi entusiasma è che qui in Abruzzo abbiamo fatto meglio che in molte, molte altre parte d'Italia. In questo momento siamo capolista, non è Pescara, ma insomma diciamo che stiamo andando molto bene. L'uso degli antivirali, cioè l'antivirale blocca la progressione della malattia nel paziente a rischio. Questa è una cosa di un'importanza fondamentale, perché per molte altre malattie non ce l'abbiamo, a distanza di anni o milioni di anni di convivenza. Per la dengue, che è una malattia seria, noi non abbiamo nessun antivirale. Per l'influenza ce ne abbiamo due a mezza velocità, per il SARS-CoV-2 ce ne abbiamo tre, che funzionano, che possono essere addirittura usati in associazione nei casi più difficili. Quindi dobbiamo continuare a fare la diagnosi. Il SARS-CoV-2 non va messo nel dimenticatoio. Nel sospetto di un'esposizione o di un'infezione dobbiamo fare i tamponi con frequenza, dobbiamo fare una diagnosi precoce e poi affidarci al sistema sanitario che risponderà con un trattamento antivirale somministrato tempestivamente se ne abbiamo bisogno. Lei ha parlato di vaccini. Adesso si parla tanto di questa quarta dose. È utile solo ai soggetti fragili o è utile soprattutto alle persone sane? E che cos'è anche il vaccino bivalente di cui si sente tanto parlare? Allora, cominciamo dalla prima perché mi permette di connettermi a quello che ho appena finito di dire. Cioè, l'infezione da SARS-CoV-2 non sarà mai una malattia banale, un po' in tutte le fasce di età. Questo, se volete, ci aiuta alla strategia giusta. Perché per l'influenza non riusciamo ad ottenere coperture vaccinali volontarie più alte di un'alta percentuale degli aventi rischio e una scarsa adesione dalle persone sane, tra virgolette? Perché in effetti nelle persone con bassi fattori di rischio o senza fattori di rischio
il rischio di complicanza è veramente molto basso, tanto da rendere in qualche modo indifferenti. Per il SARS-CoV-2, invece, il contesto generale ci aiuta, perché la malattia è più seria nei soggetti a rischio, e sappiamo quali sono i fattori di rischio e non li diciamo più, ma è potenzialmente importante anche in una larghissima fascia di coloro che non hanno fattori di rischio, che non hanno età di rischio, ma che possono avere il long COVID che ho descritto prima. Quindi un richiamo vaccinale annuale conviene a tutti e quindi supera quel concetto di solidarismo nell'induzione del ricorso al vaccino che rendeva gran parte della popolazione titubante per l'influenza. Quindi se noi manterremo la memoria vaccinale con un richiamo all'anno, sia la quarta, la quinta dose per chi ci è arrivato, ma comunque in prospettiva con una dose all'incirca annuale di richiamo, noi ridurremo in tutti i soggetti a rischio il rischio di una progressione molto importante verso quello che ben sappiamo il Covid sa fare, e per i soggetti cosiddetti non a rischio un'enorme riduzione del rischio di quel long Covid che è altrettanto serio quando non preso per tempo e non prevenuto. La seconda, giusto, il poi vaccino bivalente. La seconda parte della domanda. Il vaccino bivalente. Allora, si allude a questa definizione con due intenti. Uno, dire che siccome abbiamo aggiunto le sequenze di Omicron alle sequenze precedenti in questo vaccino somministrato attualmente, il vaccino è bivalente. Che è vero e non è vero, insomma, è un vaccino aggiornato quello attuale. Per vaccinazione bivalente in senso stretto e più appropriato si parla, si intende il fatto che la vaccinazione per SARS-CoV-2 sia associata alla vaccinazione dell'influenza, che è una cosa ottima. Perché? Perché tutti quelli che non hanno effetti collaterali, che non hanno fastidi vaccinali da SARS-CoV-2, se si fanno contestualmente anche la vaccinazione dell'influenza, anche quella diciamo in forma solidale, nel senso che non ne avrebbero uno strettissimo bisogno, possono aiutare a far diminuire la circolazione del virus a favore dei soggetti a rischio. Cioè, se una persona si vaccina per un virus RNA, in caso di esposizione nativa, cioè se si infetta, avrà una durata di infezione molto più breve, meno complicanze, ma soprattutto infetterà infinitamente meno persone durante la sua infezione rispetto al non essere infettati, vaccinati. Questo aiuta a proteggere anche le persone a rischio. Grazie perché spiega sempre in modo perfetto, quindi comprensibile per tutti, soprattutto perché io dico che per combattere l'ansia e quant'altro ci vuole la conoscenza. Bisogna conoscere quello di cui si sta parlando. Io invece le vorrei chiedere qual è il primo ricordo che gli viene in mente se parliamo della prima ondata della pandemia, se c'è anche un ricordo bello, positivo, ma forse è meglio non usare il termine positivo, di quel periodo. A due mi vengono in mente spontaneamente, ma siccome sono un positivo di natura mi vengono in mente solo i ricordi belli. Il primo è una mattina in cui io e mia moglie ci svegliamo di sovrassalto verso le 5:15 perché sapevamo che quel giorno eravamo senza dispositivi di protezione individuale. Era il 16-17 di marzo del 2020. E l'idea che dovessimo far andare noi e i nostri colleghi a una sorta di macello, perché insomma a marzo prendersi il virus significava un rischio veramente non determinabile ancora per nessuno, e terrorizzava. Allora ci svegliamo presto, io mandai un po' di appelli all'assessore che mi rispose alle 6:15, al direttore generale, un altro po' di amici. Alle 8:30 arrivarono 3 o 4 camioncini con tutti i dispositivi che servivano. Oh. E io rimasi commosso. Si emoziona ancora. E ancora oggi. Mi viene da pensare che dobbiamo pensare in modo provvidente, perché se ci muoviamo da soli ci scoraggiamo troppo, invece dobbiamo pensare che se siamo uniti possiamo fare grandi cose, e possono succedere soprattutto grandi cose. Poi un'altra volta invece il mio compagno d'infanzia che si prende il Covid serio, lui è diabetico, un po' più grande di me,
diabetico, era un po' sovrappeso in quel momento, si prende il Covid in un paese della provincia di Teramo e siccome era molto affezionato a me, no, io voglio essere curato da te, quindi fece una specie di avvicinamento in guerra, cioè forzando i mezzi, arriva all'ospedale di Pescara e stava malissimo, aveva ragione, dovemmo intubarlo immediatamente, andò tutto bene e dopo un po' di giorni dalla fine dell'intubazione lo andai a salutare così proprio la mattina presto presto prima di cominciare a fare tutte le altre cose e mi colpì che aveva perso talmente tanti chili che si era messo una specie di laccio di plastica per tenere i pantaloni e mi disse: guarda qua, però ce l'abbiamo fatta. È servito per la dieta. Invece, tralasciando un pochino il virus, e quindi il coronavirus, si parla spesso delle infezioni correlate all'assistenza. Cosa sono, come si manifestano e soprattutto come si possono azzerare? Allora, le infezioni correlate all'assistenza sono veramente la sfida odierna. Cioè, noi viviamo in un contesto adesso in cui un uso ampio e qualche volta anche spesso, diciamo, e inappropriato o inavveduto degli antibiotici ha determinato, specialmente nei paesi del basso Mediterraneo, quindi su tutta la fascia che va dalla Grecia fino alla Spagna, una circolazione imponente di germi multiresistenti che sono soprattutto portati e frequenti e selezionati nei pazienti che si ricoverano più volte, quindi molto frequentemente qualcosa che si può trasmettere dai pazienti che già portano questi germi all'interno degli ospedali se le pratiche assistenziali non sono adeguatamente avvedute. Quindi le infezioni correlate all'assistenza sono il vero orizzonte su cui dobbiamo combattere e con i fondi PNRR vedremo belle cose nei prossimi 2-3 anni perché ci sono investimenti molto forti sulla formazione, ma soprattutto c'è il dono, il lascito del Covid. Cioè noi non abbiamo più soprannumerari nei reparti di medicina, di geriatria, di pneumologia, di malattie infettive. Non abbiamo più barelle, non abbiamo più appoggi, abbiamo più infermieri, abbiamo più mezzi per l'assistenza ed è questo che deve essere assolutamente garantito per le ICA, per le infezioni correlate all'assistenza. Perché è ovvio che ci occorre un know-how, occorre una formazione, occorre un atteggiamento di consapevolezza, ma se non ci sono abbastanza medici, abbastanza infermieri, abbastanza spazi, è inutile fare terrorismo sul controllo delle ICA. Per controllare le ICA bisogna avere innanzitutto delle dimensioni assistenziali adeguate a una buona pratica medica. E la ragione per cui sono molto ottimista anche a questo riguardo è che siamo arrivati forse alla fine della fase più difficile, quindi quello scenario dell'alta mortalità nel 2050 che potrebbe addirittura superare quella di molte altre cause di morte, secondo me inizierà la sua sconfitta con i progressi che noi potremo avere negli ultimi 2 anni, i prossimi 2-3 anni, mantenendo le acquisizioni dell'era Covid. È bella la sua fiducia e il suo ottimismo. E, dato che siamo quasi arrivati alla fine di questa piacevole intervista, se ci dovesse essere oggi un'ondata di contagio come la prima volta, la ASL è in grado e ha tutti i mezzi per derubricare e debellare il coronavirus? Allora, questa è una domanda molto importante. Tendenzialmente abbiamo tantissime ragioni per pensare che non è solo la ASL, è tutto il mondo organizzato, difficilmente potrà essere superato da un nuovo cataclisma. Cioè, che cosa sta succedendo oggi? Sono state praticate circa 13 miliardi e 200 milioni di dosi di vaccino a livello mondiale, quindi parliamo di un orizzonte molto interessante,
consideri che noi oggi siamo 8 miliardi virgola qualcosa. Quindi stiamo per aver somministrato quasi due dosi a tutti. Chiaramente non è così, c'è chi come noi e gli israeliani hanno fatto anche la quinta dose, ci sono persone che come negli Stati Uniti stanno faticando a raggiungere la terza dose, in Cina non ne parliamo e così via. Però complessivamente il tasso di immunizzazione che tra circolazione del virus nativo e immunizzazioni fatte si sta raggiungendo a livello mondiale, il tasso di controllo della possibile produzione di nuove varianti è importante. Quindi è molto probabile che il contesto attuale non favorisca né la formazione, che continua ad avvenire, per l'amor di Dio, in forma ridotta, ma soprattutto la diffusione. Cioè una nuova variante non trova più un background così ingenuo, così naive a livello mondiale e quindi fa sempre più fatica a superare la diffusione della variante corrente. No? Omicron 5 ha quasi dato segno di essere un perfecto virus, cioè un virus insuperabile, non perché non continui a mutare, ma perché non riesce un altro virus a avere una tale distanza e una tale aggressività da soppiantare. Quindi questo è il contesto mondiale che ci sta difendendo. La nostra ASL deve fare quello che stanno facendo e che stanno pianificando di fare tutte le ASL del mondo e d'Italia. Cioè noi dobbiamo mantenere tutto quell'upgrade che abbiamo fatto perché ci aiuta per le ICA e perché ci rende pronti a poter affrontare in modo molto flessibile eventuali riesacerbazioni che noi speriamo in un ambito di fluttuazione tale da poter essere contenuto. Certo è che se dovesse tornare un'ondata totale, diciamo così, in termini di suscettibilità, tutto quello che abbiamo fatto in termini di strutture aggiuntive, personale aggiuntivo, capacità organizzativa, esperienza di quello che è, ci permetterebbe di affrontare un momento come quello del marzo 2020 molto molto meglio di come è successo nel marzo 2020. Io la ringrazio, professor Parruti, e vorrei chiudere con una parola che lei usa sempre nelle sue interviste, la responsabilità dei cittadini. Quindi mi raccomando, siate responsabili, lavate le mani, usate le mascherine nei luoghi affollati. Io la ringrazio ancora e le auguro un buon lavoro. Grazie, grazie a voi per questa possibilità di un bel dialogo così tranquillo e sereno. Arrivederci. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. A Pescara, Bar Pasticceria Roberto, attività storica da oltre 40 anni. E il segreto è il nostro laboratorio dove produciamo tutto in casa, a partire dalle rinomate pizzette, alle quali non esiste chi resiste. L'ampia gamma di pasticcini e le meravigliose torte tradizionali e moderne. Un locale rinnovato e a passo con i tempi. Catering e forniture sia da asporto che consegnate comodamente a domicilio. Ti aspettiamo dalla colazione all'aperitivo tutti i giorni. Bar Pasticceria Roberto, a Pescara, in Viale della Pineta 9.